Allora, sapete quando hai un brutto presentimento del tipo, ieri abbiamo fatto una live incredibile su YouTube di Clash Royale, grazie infine a tutti quelli che sono venuti a vedere la mia incacchiatura iniziale e poi ho cambiato una carta che ci ha svoltato completamente il deck. Quindi oggi ragazzi vi presento il Le Golem 3.0, mi sembra molto molto forte. Sapete che sono uscite due carte, il Monaco e la Fenice. Quindi mi raccomando, signori, prima di iniziare, Level Up ha fatto uscire questi deck che sono devastanti. Codici coupon CiccioGamer 89. Se volete sempre uno sconto su Level Up. Sapete che se una roba non mi piace, non ve la propongo. Questi deck sono incredibili, mi aiutano un botto a bere. C'hanno pochissima caffeina e zero zuccheri aggiunti. Io ve lo dico e ve l'ho detto. Belli miei, eccoci qua. Vi presento il mio deck. Non l'ho visto da nessuno. Ci ho lavorato un po'. A posto del drago infernale ho messo la Fenice, che abbiamo di livello massimo. E a posto della scarica ci abbiamo messo la pirotecnica. Ieri ha funzionato tantissimo. Vi faccio vedere in live quello che abbiamo fatto. C'è stato un momento, raga, che perdevo tutte le partite. Andiamo nello shop. Questo non è bruttissimo. Il problema è che spendere tutti questi soldi per il Monaco in questo momento non mi sembra il caso. C'è questa offerta che è incredibile, ma secondo me fretta non ne abbiamo. Andiamo a prenderci la roba gratis perché ci piace sempre. Come vedete, codice creatore CiccioGamer89. Mi raccomando, grazie, se lo fate lo potete utilizzare in tutti i giochi Supercell. Abbiamo sia questa qui o abbiamo il cammino dei trofei. Però, da quello che ho capito, è molto più figo vedere la ranked. Anche un po' più difficile, secondo me. Quindi andiamo in battaglia. Il deck, c'abbiamo quello giusto? Sì, mi raccomando, un bel pollicione in su per questo bel videozzo. Come avete visto, Clash Royale ha fatto un bel aggiornamento. Non c'è niente da dire. La Fenice sicuramente va sistemata perché è leggermente OP, leggermente. Qui ci siamo difesi egregiamente, ma diciamo egregiamente, dai, potevamo fare di meglio. Comunque rimane attivo l'inganno. Sì, allora, che tu ti sei fatto attivare la torre centrale? Guarda, ti devo dire, possiamo fare così e possiamo fare così. Vediamo. Ok, ottimo ragazzi. Per il momento ottimo sicuramente. Ma mannaggia, ho capito che deck ha. Raga, è brutta storia. Brutta storia perché veramente brutta. Peccato che non mi sia attivato niente. Subisco questo deck, Questo deck lo subisco. Questo deck purtroppo lo subisco. Quindi gli scheletrini anche. Lui cicla tantissimo. Non lo so se la vinco, eh. Vi dico, è difficilissima. Veramente difficile. Sicuramente mi servirebbe l'overtime. Credo che per questioni logistiche, quasi quasi, mi servirebbe questa. Perché mi dà modo di fare dei danni. La furia non la metto. Vedete? Guardate la pirotecnica quanto è bella. E io posso farmi i fatti miei in questo momento, perché chi se ne frega. Vedi, i fatti miei li posso pure fare, però. Ok, non ha hittato. Ok, mi curo la mia Fenice e ritorniamo a come stavamo prima. Mi sta quasi bene. Sicuramente io farei così. Lo so che mo arriva. Ottimo. Raga, vi dico difficile, credeteci, eh. Mo mi arriva una ghiaccio devastante. Ok, non mi ha preso la torre però. Questo è uno sbaglio gigante, tra l'altro. State vedendo quanto è utile lei?
Cioè, non so se state notando, eh. Predict su... non me l'ha fatti. Pensavo di perderla. Pensavo di perderla. Vi dico la sincera verità. Pensavo di perdere la partita. Lui mi faceva malissimo con gli scheletrini. Aveva la strega. C'era una roba molto molto complicata. Però vi dico che la pirotecnica mi ha dato una mano incredibile. E poteva sicuramente giocare meglio la gelo mongolfiera. Quindi non era un player così ottimo. Intanto mi ha messo anche il mattoncino d'oro. Che, per chi non lo sa, se avete un mattoncino d'oro non potete scendere sotto quel mattoncino d'oro. Che ci sta, non ci sta, vediamo un attimo. Ti dà modo di salire, insomma. È una roba che più o meno devi sempre salire. Più che altro dipende anche il tempo di salita. Qui la hit se la prende. Raga, ho paura che sia ritornato in meta. Allora, tanto devo fare così perché non ho altre cose, raga. Non ho altre cose. Vedi, lo sapevo che c'era questo deck. Era palese che avesse il deck più o meno di prima. Perché io mi sono accorto che qua giocano veramente tanto tutti quanti uguale. Bravo, tu vattene via. Ok. Quell'unica cosa per far sopravvivere è far così. Ragazzi, mi dispiace, ma non lo sapete che comunque la mongolfiera mi fa dei danni allucinanti. Tanto io devo ciclare, devo girare il deck, quindi magari se mi salvo la torre perché ho girato delle frecce, ci può stare. Raga, non la vinco. Questo è il momento, perché la gente gioca così. Mongolfiera, gelo. Questo c'ha proprio quello originale che veramente mi stacca la testa, questo deck. Cioè, questo deck mi rovina. Il bowler, se io tiro lei o tiro loro, me li annienta. Cioè, non è una roba che posso gestire, purtroppo. Non è una roba che posso gestire. Dragonfernale pure è difficile. In realtà è tutto difficile qua, raga. Tutto difficile. Perché lui c'ha la gelo, no? Sapete? Vedi? Oh, allora. Una volta che noi abbiamo capito che non gli possiamo fare niente, che cosa mi invento? Mi immagino di nuovo la gelo. Raga, purtroppo, bellezze mie. Non posso far mica niente, eh. Lo state vedendo anche voi, non vi sto mica prendendo in giro. Proprio anche se sei il più forte sul pianeta Terra, comunque non ce la fai. Vedete? È impossibile, raga. È un matchup praticamente impossibile da vincere. Anzi, che abbiamo vinto quello di prima. E va bene, ma sono contento. Sono contento di aver vinto quello di prima. Perché non si poteva fare niente. Ritiriamo questo, che poco ci cambia. Questi sono veramente premietti del cavolo. Vediamo quante gelo mongolfiere ci abbiamo. Perché super super counter per quanto mi riguarda. Cioè proprio ingestibile. Ma lo vedete anche quando tu butti tutto perfetto e lui ti spezza tutto. È palese. Questo potrebbe essere interessante. Non mi sento di buttare lei, perché comunque se lui mi tira tutta roba aerea, io che cosa ci posso fare? Giusto? Perché se noi facciamo così e siamo stati bravi, fidatevi di me. E siamo stati molto molto bravi, fidatevi di me. Quindi in questo momento possiamo fare di questo. Lui ha ciclato di nuovo. Ma come cazzo è possibile? Fortissimo. Fortissimo. Forse dovevo aspettare un attimo. Forse dovevo aspettare un attimo, perché diciamo che
Bene o male, penso di aver perso male, ragazzi. Sto trovando dei deck abbastanza difficilotti. La pirotecnica mi può dare una mano, ma molto limitata. Molto limitata. Mi rimane un attacco? Sì, ma raga, mi può pure rimanere l'attacco, ma non... Pure questo è un deck, come è stato predisposto, che mi fa un danno esagerato. Vediamo un po' se riesco a... mi devi far fuori lei, perché sono toccazzi mia. Toccazzi miei. Lo sapevo io. Pirotecnica mi sta dando una mano veramente eccezionale. Per fortuna lui mi sta rigiocando sulla linea di prima, e io sono molto molto contento. Però penso che tutto sommato me posso inventare veramente niente, raga. Veramente. Penso di potermi inventare niente. Cioè, la mia cosa in questo momento è: o gli faccio le tre corone, o l'ho perso. Peccato, perché guardate che m'era rimasta un botto di roba. Peccato, ragazzi. È tornato. Mamma mia. Peccato, peccato, peccato. Oh, invece ho vinto. Pensavo di no. Pensavo di no, pensavo di no. Va bene così. Va bene così, posso dirvi la verità. Non avevo capito che eravamo pari di torre. Cioè, quando uno gioca e devi pensare a un milione di cose, delle volte giochi e basta, non stai a pensare: oh, me devo difendere, devo fare. Per fortuna lui non poteva probabilmente attaccare come ho attaccato io. Quindi bene così, sorpresa, come si dice, ben voluta. Ertuccio dei Royales, salutiamoli. Salutiamoli. Strano, sta Fenice, ragazzi, è diventata, penso, l'incubo. Minchia. L'incubo di tutti. In questo momento è l'incubo di tutti. Ci siamo difesi da Dio, raga. Ci siamo difesi da Dio. Secondo me è tutto merito della pirotecnica. Mi posso sbagliare, ma Cristo, è veramente una roba incredibile. Cioè, la pirotecnica, ragazzi, mi fa sussultare dall'emozione. È fortissima. È fortissima. Ertuccio, che te devo dire? Te stai a difendere, ma non lo so. Non lo so, Tuccio. A me mi sembra tutto perfetto. Mi è rimasto ancora il golemone. Mamma mia, a questo non gli ho fatto capire niente, raga. Ma questa è stata tosta, eh? Questa... Per me la pirotecnica... Cioè, mi ha proprio salvato le chiappe. Per me la pirotecnica. Proprio... Easy, easy, easy. Una roba incredibile. Tra l'altro, c'ho sete, vorrei bermi un po' di tè. È che sto gioco parte tutto subito. Questo tè è buono. Mi piace. Un becco al buco, eh. Che poi detto così. Va bene. Sì, diciamo che è bravo che si è attivato la torre centrale. Non ti dice niente. Però ripeto, con questo deck, questo invece è un ditarcuccolo. Perché io tutto quello che tiro in realtà va male. Pescatore, io non saprei se questo pescatore posso fare così. Raga, penso di aver perso male. Ho questo presentimento. Vi devo dire
che se riesco a resistere un fottuto miracolo, ma veramente. Allora, non credo di sopravvivere. C'è il pappagallo. Mamma mia, devastante. Ma sapete che mi sembra sto gioco in questo momento? È il gioco che, tra l'altro, gli è morto a Supercell, quello che dovevi posizionare le carte, che tu tiravi una carta, boh, e hai vinto perché non puoi fare niente. Cioè, in questo momento mi sembra questo Supercell, Clash Royale. Ci stanno un paio di carte che veramente sono pazzesche. Poi la pirotecnica, purtroppo, lui c'aveva la veleno, me l'ha tolta, è stato bravo. E ci sono delle carte che veramente non puoi gestire minimamente. Ma come sempre. Però in questo momento, con determinati tipi di carte, guardate, meno peggio di quello che potevamo pensare. Guardate, fidatevi. Che lei me ne sia andata a quel paese, mi dispiace, perché poteva continuare a giocare con noi. Questa la andiamo a togliere, che secondo me non facciamo un soldo di danno. E la torre dovrebbe essere andata. No, la torre è andata. Sei patetico. Te e la razzo. Counter maledetto con la razzo. La razzo. La razzo sarebbe figa. Rimandarla indietro a bestia. Sarebbe proprio bello, bello, bello. Devo per forza dire lei, perché sennò becco dei danni incredibili. Allora, visto che siamo in vantaggio, manteniamoci il vantaggio, che secondo me è una buona, è una buona cosa. Fenice è molto forte, molto, forse troppo. Ma sai che c'è? È che c'ha un radio di attacco esagerato. Ha un radio di attacco esagerato. Forse questa la devo tirare più avanti. No, è andata bene. Non volevo, vi dico la verità, il fatto che mi sia esplosa in 1500 pezzetti non è che mi, che mi rende molto contento. Diciamo che lui è veramente un dito lì pazzesco, eh. Cioè, questo è tosto. È un log bait strano. Cioè, veramente, non credo di riuscire a tenergli testa. Vi ricordo che, vi ricordo che lui ha la razzo. Vi ricordo che lui ha la razzo. Lui sta cercando di fregarmi con qualche attacchino. Questa sono stato bravo. Questa sono stato bravo. Questa ancora di più, secondo me. Ok, questi me li vado a risolvere. Raga, sto cercando di capire se mi posso difendere in qualche maniera da tutte le parti. Ma secondo me qui, guardate, ci avete fatto caso che non riesco più a muovermi assolutamente. Raga, lui c'ha la razzo, eh. Vedi? Eia. Mi ha devastato, ragazzi. Ma perché counter? Non potevo fare niente. Potevo, forse potevo concedere una torre, ma ho provato, raga. Ho provato con tutto, tutto me stesso a difendere. Potevo forse concedergli una torre e andare avanti, ma purtroppo non si può far niente delle volte, no? Pure se tu stai tranquillo, lui debutta roba a sinistra, a destra e vince. Questa, raga, non è abilità. È semplicemente, sai perfettamente che lo puoi fare perché l'opponente non si può difendere. Tutto là. Tutto là. Quindi, quando uno dice no perché il no skill è le golem, non lo so. Non lo so, dico la verità, non ne ho idea. Ok, che per assurdo mi va bene tutto. Peccato che quello è morto. Allora, ok. Direi proprio ottimale. Devo cercare di non perdere l'Elisir, assolutamente. Cioè, non devo buttare l'Elisir perché lui mi spaventa. Sapete, gli vado testa.
delle volte, cioè in un'altra giocata avrei fatto il contrario. Ha senso difendersi, secondo me sì. Secondo me sì. Lo devo valutare molto bene l'opponent. Ok. Quindi se io facessi di questo, di questo, di questo. Perché a me serve togliere quella. O comunque danneggiarla il più possibile. Ok. Questo l'ho fatto per far risuscitare la Fenice. Due Fenici diventano un po' un problema, eh? Tre Fenici diventano veramente un dito al culo in questo momento gigante. Ah, tre Fenici è divertente. Mamma mia, ho capito che deck è, non vi preoccupate. Ho capito che deck è. Di solito mi spacca. Questo tipo di deck mi distrugge proprio, ve lo dico. Eh sì, decisamente. Non ti piace la mia... Ah, che palle perde così. Perdere così è veramente rognoso. Questo deck io lo conosco. Questo deck qua lo conosco. È rottissimo, ragazzi. Rottissimo. Anzi, che l'ho ottenuto testa. E meno male che c'ho sto gradino dorato che mi sta tenendo qua. Perché state vedendo che qualche partita la stiamo perdendo. Però vi sto facendo vedere che abbiamo diverse tipologie di deck che ci fanno male. Quello è un deck che adesso va tantissimo. È un deck che veramente... Dirvi che worka solo quello... Boh, non so. La ghiaccio, la gelo, per me mi hai fatto un favore. Mi posso sbagliare, sicuramente. Però immaginavo ci avessi qualcosa di tossico. Sapevo che c'avevi qualcosa di tossico, ero convinto. Convinto, raga. Convinto. Infatti ho capito che bene o male andare sempre sulla stessa lane non mi porta a niente di incredibile. Facciamo così. Questa sensazione. Pure lui mi dà tanto fastidio, tantissimo. Giro le frecce, tanto non mi servono in questo deck. Mamma mia, i danni. Tre moschettieri centrali sarebbe bello da parte dell'opponente in questo momento, se avesse coraggio. Ma non credo. Questo non so quanto sia giusta come giocata, eh. Io ve lo dico. Non so quanto sia giusta come giocata. Non lo so. Vedremo più avanti. Lui c'ha il boia e siamo tutti d'accordo. Quindi o gli vado, capito, proprio addosso in maniera brutale. Secondo me ci sta un botto, perché come gira qua la situa. Vabbè. Ah, raga, ma mi puoi tirare un domatore così? Ma che cosa pretendevi di fare con un domatore così, che io avevo anche tutto quanto infuriato? E per quello che vi dico, questi non sono bravi. Questi giocano... Boh, non giocano di tattica, di mentality. Non stanno lì a pensare, a cercare di capire. Questi tirano le carte e basta.
È un dato di fatto, è un dato di fatto. Miner ultimamente ne trovo un botto che li lanciano così come prima carta per i tre di Elisir. Questo un'altra volta c'è il gelo mongolfiera? Potrebbe essere. Che dobbiamo fare? Io sono obbligato a fare così perché sennò no, neanche è gelo mongolfiera. Purtroppo il drago elettrico, vedi, poi devo effettivamente evitare il drago elettrico. Me lo aspettavo questo? No, vi dico di no. Che ve devo dire, che la vedo brutta, brutta, brutta sta partita. Vi dico la mia, eh. Vi dico la mia, la vedo bruttissima. Mamma mia, come la vedo sta partita, ragazzi. Porco due, non saprei proprio come difendermi lei. Quindi dai, fermi. Cerchiamo di capire se è fattibile vincerla. Non credo, eh. Non credo. Per come ho visto, per come gioca. Lo stesso, la stessa cosa di prima. Questo sta girando a cavolo. Cioè, lui sta tirando carte così, a buffo. Pure sto moschettiere. Non è che c'ha tanto, tanto senso. Mi immaginavo che la tirava di là la principessa. Tutto insieme forse posso anche riuscire a fare qualcosa. Perché lui, secondo me, tirerà la sua orda. Secondo me la tirerà la sua orda. Ottimo. Vedi? C'ho tanta roba attiva, eh. Tanta. Però non so. Purtroppo lo stesso discorso è quello di prima. Se lui è più forte sulla carta, io non posso fare niente. Come state sicuramente vedendo, lui è più forte sulla carta, raga. Con tutto che io ho giocato veramente da Dio. E che gli faccio qua? Raga, purtroppo questo passa al convento. Sapevo, era veramente scontato, raga. Era veramente scontato. Ci stanno questi deck. Ma ci sta anche avere questi tipi di deck. Ci sta, ci sta. Anzi, preferisco perdere davanti a più deck. Ci sta. Però, porca miseria, è un po' tosta, eh. E poi io penso sempre che una volta che ti mette davanti a uno scalino difficile, te lo fa apposta il gioco. E ti martella e ti fa giocare in continuazione fino a quando poi, pluff, non fai un passettino in avanti. Sempre secondo me, eh. Poi ripeto, a me sostanzialmente frega bega, cioè non va bene così. Meno male che ci abbiamo uno scalino d'oro. Non ho idea di che deck sia questo. Non ne ho idea. Quindi in realtà a me servirebbe l'altro uccellaccio in questo momento. Sì sì, tiriamo indietro che mi fa solo un piacere. Sì, quanto è forte. Ah, mamma mia sto deck. Che palle sto deck. È deck di prima, raga. Ah! Ma secondo voi vi sembra una cosa normale? Secondo me no. Fatemi sapere se vi sembra una cosa normale. Ripeto, per me no. Niente, è respawnata, raga. Fortissima. Che dai, ragazzi. Vabbè, sistemeranno. Sistemeranno questo, questo schifo. Devono sistemarlo per forza. Era il deck di prima, raga. Non è che è quello con la clonazione mega galattica. È il deck che stanno giocando in tantissimi. Mamma mia, come vi fate a giocare sto deck? È tutto, poi sai che c'è? È tutto aereo. Tutto, 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 tutto aereo. E ti rompe il culo in una maniera incredibile.
Bravo, bravo, tirami a gelo. Fammi. Se io riuscissi a fare un trenino. Lo so che lui mo incomincia a clonare come se non ci fosse un domani. Me ne rendo conto. Me ne rendo conto. Ma la mia unica cosa è questa, raga. L'unica, l'unica. Vedi, lui non mi ha fatto spawnare, oh. Incredibile. Che... Maronna mia, qualcuno mi dia una mano a brevissimo, perché sto per implodere male. Mamma mia, una moria di aquile qua. Porca miseria di quella. Non mi va neanche da incavolarmi, capito? Perché... Ma che te incavoli a fa? Ma secondo voi ve potete mai incavolare? Lo sapete che allora, contro questo deck, io basta che cambi i barbari scelti, raga, eh? Cioè, se io mettessi una truppa diversa in questo momento, che non so dirvi quale, una veleno, una terremoto, cioè per assurdo io le frecce le sto utilizzando o non le sto utilizzando? Se in questo momento io guarda, cioè, allora, per sconfiggere questo tipo di deck che c'ho contro, devo togliere la pirotecnica, che comunque è utilissima, e mettermi un'altra spell, perché quando lei mi tira, o lui mi tira, l'estrattore, io gli butto la terremoto. Il problema è che sappiamo tutti che adesso l'estrattore non ce l'ha più contro. Non ce l'ho più contro. Ma avrà messo qualcosa di incredibile, che a me la pirotecnica mi sarebbe stata utile al 100%. Ripeto, questo è quello che a me di Clash Royale, ma penso un po' a tutti, non ci piaccia. Perché mi sembra proprio la situazione che vi stavo poc'anzi dicendo. Purtroppo lei è morta, a meno che io non faccio così. Mi sembra un po' counter il tipo, non so. Mi sembra un po' counterino. Ma me l'ho dovuto inventare. Allora, sto cercando di capire. Io penso che... Sentite, facciamo così. Una torre comunque mi deve rimanere. Quello come lo difendo? Per forza così. Però mannaggia quella, Mirko. Mannaggia a me, guarda, raga. L'ho buttata. Era già difficile di suo, ma così l'ho buttata completamente. C'hai gelo, che minchia c'hai per giocare così? O c'hai gelo? Raga, la terremoto l'ho messa. Allora, vediamo se ho cambiato matchup. Vi giuro, neanche me cazzo. Cioè, la pirotecnica sarebbe stata essenziale per il mio deck, quindi... Sì, ho messo la terremoto, ma che ci ho fatto con la terremoto? Non ci ho fatto niente. Clash Royale è così, lo sapete. Poi sapete che quando... A me mi frega niente di fare video troppo lunghi, non mi interessa, perché se sto qua e mi diverto e cerco di capire insieme a voi, di giostrarmi al meglio il mio deck, però adesso fa ridere se mi ha rimesso l'estrattore. Cioè, farebbe un botto ridere, ragazzi. Ah, lui mi vuole attaccare tutto di là? Ipoteticamente sono molto più veloce io, a meno che lui non ha un razzo. Ma questo lo possiamo fare. Secondo me questa è... Minchia, no, mamma mia. Che storia, ragazzi. Che storia, ragazzi. Che storia, c'aveva le frecce, oh. GG per l'opponent. Ripeto, tanto non mi frega niente perché non vado sotto. Però l'opponent pure, no? Andare tutto testa, ma che cazzo mi rappresenta? Cioè, non pensi che io potrei avere una spell che ti disintegra? Una? Cioè, con quale consapevolezza tu hai fatto questo? Io per quello che vi dico non li capisco. Vedi, questo è un altro che vuole andare a cannone, regà, eh? No, lui ha cambiato idea. Lui dice, sai che c'è? Non vado a cannone. Guarda, voglio vedere che cosa mi fa quella carta se non controllata. Sono curioso. Sono molto curioso. Ve lo posso dire?
Meno male che poteva anche spawnare volendo, eh. Cioè, se ci faceva sta cortesia gigante. Ok, quello non è neanche così troppo pericoloso se non aiutato il monaco. Ti toglie mezza vita a torre, però non vai a perdere. Ecco, questo era il mio ragionamento. Lui ci sta, riusciamo a controllarla questa partita, perché andiamo sicuramente di drago. Sempre se me lo vuole tirare. Speriamo non abbia una spell devastante, incredibile, che, oh mio Dio, mamma mia, ci spezza le gambe. Secondo me, facendo così... Non volevo tirarlo qua, purtroppo. Volevo tirarla una casella più avanti. Quello per me è sbagliato. Potevo fare le frecce prima. Per fortuna mi è spawnata lei. Secondo me sbagliata. Tiriamo un'altra fenice e andiamo a infuriare. Raga, due fenici veramente è difficilissimo gestirle, eh. Raga, due fenici è una roba. È per quello che la clonazione con l'estrattore è incredibile, perché veramente, ma come cavolo le vai a fare due cose del genere? Cioè, non credo che esista una carta che ti dia la possibilità di essere a razzo. Boh. Però non me, cioè, è anche divertente quel deck là, ma penso che sia completamente rotto e tu non ti alleni col tuo deck. Cioè, sì, vinci, ma fra quando, non so quando, spero il prima possibile. Supercell, questo è buono. Vada a fissare la fenice o quel che sia. Che fai te? Vai a Peschia. Uno dice bello. Questo c'ha 2.6. 2.6 è intrigante, eh? Cioè, ipoteticamente ci prendo schiaffi. Poi, perché se è 2.6 e credo che lo sia, sapete benissimo che ha carte che mi fanno tanto tanto danno. Raga, c'ha senso secondo voi andare a difendere? No, non c'ha senso. Per me ho perso. Per me ho perso. Vedete, queste frecce sono frutto di un po' di esperienza, perché se no mi avrebbe fatto torre. Ora, che faccio? Secondo me lei in questo matchup è inutile. Logbait. Mamma mia, cioè, sto gioco ultimamente... Cioè, ultimamente... Tanto lui mi carica tutto a sinistra, ragazzi. Non mi dire il barile. Guarda, eh. Strano. Io l'avrei fatto. Torre non me la dovrebbe... A me servirebbe l'overtime tantissimo, ragazzi. Mi servirebbe l'overtime. Ma proprio tanto, 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 tanto. Mi tocca fare gli attacchi splittati. Non ci posso fare niente. Cornutazzo. Ma sì, attiviamogli anche la torre. Tanto non penso sia un problema. E come mi difendo, ragazzi? Raga, come potete vedere, io il mio l'ho fatto. Vedete, no? Che posso fare di più di quello che già ho fatto? Penso niente. Purtroppo.
Vabbè, ma ripeto, ma uno non si può neanche arrabbiare, perché è così, raga. Tu puoi fare i predict, puoi fare quello che vuoi. Peccato, però a me questo deck piace tanto. A me questo deck che ho piace tanto. Vi ho detto, quando ti butta su uno scalino che non puoi salire, non c'è niente da fare. Quello è. Quello è. Quando stai sullo scalino non puoi fare niente. L'abbiamo visto da tutte le sconfitte che ci ha regalato il gioco. Io un'altra me la faccio, ma chi se ne frega. Ma se dobbiamo fare un video XL, ma che sia XL questo video, non ci stiamo così, non ci facciamo raccontare niente da nessuno, no? Minchia quanto ci sta a mente. Molto molto bene. Ci stanno. Ci stanno le frecce, ci stanno. Vado a infuriare. Lui ha uno di laser in più a me. Minchia, lo sapevo. Guarda, lo sapevo. Se tiravo questo, cioè lui mi disintegra, raga. Io ho dei deck che mi fanno male. Il problema non è che dici che tutti i deck che ti mettono contro sono counter. No, non è proprio così. È che e lasciamela alla fenice, no? Gli dovrei comunque arrivare sotto torre con grande difficoltà. Se fosse rimasta viva la fenice, era veramente qualcosa di incredibile. Non credo che mi tiri le frecce, non ci posso credere. Cioè, le frecce su questo spot sono sbagliate. Anche questo penso che sia sbagliato in realtà, Vi ricordo che lui ha la tornado. La torna. Ok. Ma raga, ma lo sapete che ho giocato da Cristo? Mamma mia, come ho giocato, ragazzi. Non sono riuscito a salvare lui, purtroppo. Delle volte sbaglio quando faccio così. Io vi avverto, ve lo dico. Di solito questi spawn, cioè queste cose che faccio, sono sbagliate. Tornado mi va benissimo. Lui è proprio counterone, raga. Lui è super, super, super counter. Però la robetta... Volevi. Come lo volevi? Come lo volevi? Tu volevi inchiappettare me, e invece sono io che ho inchiappettato te. Una torre te la faccio, mi dispiace. Una torre te la faccio, mi dispiace. Non fate spawnare quello lì. Molto molto bene. Molto molto bene. 10 secondi non fa niente, perché tu sei solo un fetente. Questa fulmine un po' particolare, questo deck che hai. Dammi questa casellina, signori, stacco, perché sennò il video andrebbe avanti in una maniera infinita. E già sono le 11:50. Ve voglio bene. Guardate gli altri video, guardate le serie, non lo so. Vedete un attimo. Level up Ciccio Gamer 89. Provate i tech che sono molto buoni. Codice credo Ciccio Gamer 89. Arrivederci.